sabato e la domenica. Allora, come promesso, siamo a Madonna di Campiglio, a Malganambino. Bellissimo posto per poter fare un po' di libera senza che nessuno ti rompi le balle, dai. Buongiorno bimbi. Parla tu. Prima di tutto, sono le ore 9, ci sono già 7 gradi e mezzo, giornata bellissima, sole caldo. Oggi, vabbè, abbiamo deciso di risalire le piste, queste qui alle nostre spalle, perché la neve fuori pista effettivamente è poca. Ha avuto un bel rialzo termico e perciò non è il massimo e conviene andare dove sono già pistate le piste. Ho visto che sono già state sciate in alto, sono già passati anche i gatti, perciò penso che tutto sommato sarà una bella sciata. Ringrazio tutti quelli che ieri su tramite Facebook mi hanno consigliato vai a Grosté, vai a di là, vai di lì. Vi ringrazio, però c'è solo un giorno. Comunque qua la neve è arrivata più bassa rispetto a Val di Fumo, perché là eravamo a 1700. Esatto, e praticamente non c'era qua, qua invece. Qua 1500. Sì, 1600 praticamente qua. Questa mattina partenza sci ai piedi. Seguiamo la Clara che è già in fuga. Abbiamo intenzione di andare lì, seguire le piste che ci porteranno penso fino su e oltre di là. Eccolo lì, è Monte Seredoli, un'altra scia alpinistica, ma adesso non è fattibile perché c'è troppo poca neve. Questo è il panorama di questa mattina. Qua ci sono già tutte le vecchie sciate, chi ci ha preceduto. Ed ecco che cominciamo a salire dalla pista. Tramite il sentiero, bypassando le piste, adesso arriviamo a Malga Patacos. Patacos. La mitica 3-3 di Madonna di Campiglio, dove si svolge lo slalom speciale notturno. Adesso la neve è bella pappa, quando scendono i veri atleti qua è bello ghiaccio perché la bagnano, la famosa 3-3. Non so se vedete, stanno facendo esercitazioni con cani che lo stanno addestrando per il trovamento della valanga. Piste, saliamo su questa colma. Lago di Nambino.
Eccoci arrivati. Vabbè, non c'è nome, 2272. E lo daremo noi. Oggi è andata bene. La chiameremo oggi è andata bene. Portarsi fuori da questo pezzo un po' a rischio. Oggi abbiamo, vabbè, siamo saliti su quel montarozzo che non aveva un nome e vabbè, la discesa non è stata granché perché la neve era un po' marciotta, poi all'ombra era dura, crostosa e vabbè, niente. Ci siamo divertiti, dai, la giornata era bella. No, io non mi sono divertita. No, bisognava la parte finale stare attenti effettivamente di salvare le gambe. Abbiamo, ecco, era una discesa di sopravvivenza. Esatto, si chiama anche così. Come si suol dire. E adesso, insomma, siamo un po' emozionati perché abbiamo ricevuto un invito a cena da parte di due nostri seguaci che abitano da queste parti. Quindi ci hanno invitato a cena. E quindi questa sera faremo la piacevole esperienza di incontrare persone che ci seguono sul canale. E questo ci fa molto molto piacere. Vai, dillo tu. Buongiorno bimbi! Parliamo piano perché c'è il cimitero. C'è una volta il cimitero. Stamattina siamo in partenza, ma volevamo ringraziare di cuore i nostri amici Gianni e Antonietta che ieri ci hanno offerto una cena. Ci hanno ospitato. Un banchetto luculliano e insomma abbiamo tirato le ore piccole. E poi dopo le ore piccole le ore iniziavano a diventare grandi di nuovo. Abbiamo fatto quasi mattina. Esatto, però il tempo è volato. Volato così, via, non ci siamo neanche accorti. C'è proprio una coppia fantastica, ci siamo trovati veramente bene e volevamo proprio chiudere questo video facendo ringraziamenti a loro. Con un grande abbraccio. Cioè, sicuramente la prossima volta che passeremo di qui ci fermeremo a salutarli. Esatto. Perché è bello incontrare le persone così. È bello viaggiare proprio per questo, per la possibilità poi di incontrare. Io ho chiuso. Ok, grazie ancora. Grazie ancora Gianni. E alla prossima. Ciao bimbi.